Non è mai troppo presto per un derby, anche quando il match più atteso della stagione per Orlandina e Due Torri arriva alla terza giornata. Squadre associate dello stesso obiettivo ma umori opposti ad inizio gara. I padroni di casa sono chiamati a confermare l'ottimo inizio di stagione mentre i pirenesi devono risalire dallo zero in classifica. E quale occasione migliore dell'incontro amicale per dare fiato a nuove speranze? Davanti finalmente ad un numeroso pubblico, la gara è stata vivace tra alchimie tattiche e agonismo mantenuto sempre sul terreno della lealtà sportiva. Peppe Raffaele punta su un attacco di peso con Trimarco preferito a Mincica e Cocimano, quest'ultimo comunque non in perfette condizioni fisiche. Per il Due Torri dentro subito Ancione per Alizzi. La prima azione pericolosa giunge al decimo con un bel traversone per Rino Frisenda che di testa non trova il bersaglio. Primi minuti di predominio paladino, all'acqua prova ad arginare con indicazioni soprattutto per il gioco sugli esterni. L'Orlandina attacca e con un bel dialogo tra le linee la palla è invitante per Trimarco che da un passo non riesce nel tocco risolutore. Occasione nitida, sciupata per l'attaccante che da due metri non trova la coordinazione corretta sulla palla per la disperazione di Raffaele che ripensa all'azione fallita di un soffio. La partita è sempre più intensa. Sul corner ribattuto da Carrello la sfera giunge a Calabrese che prova la conclusione di giustezza. Tidio respinge con qualche imbarazzo. Trascorsi 25 minuti anche il Due Torri si rende pericoloso in avanti. Dapprima con un corner smanacciato con difficoltà da Pandolfo e successivamente con un tiro di Fantino che trova stavolta pronto l'estremo difensore paladino. Al 38esimo l'azione che sblocca la partita. Privitera trova Cocimano, il neo entrato in velocità serve al bacio Frisenda, la puntata è vincente per l'1-0, splendida l'azione combinata e controllo da attaccante di razza per il sempreverde Rino Frisenda, l'attaccante si libera con il controllo di petto del diretto avversario prima di battere l'incolpevole di Dio. Primo gol in campionato per il numero 9 e secondo in stagione dopo quello di Coppa, sempre contro il Due Torri. La risposta degli ospiti è nel bel calcio a rete di Ancione. La palla è alta con Pandolfo apparso leggermente in ritardo sulla traiettoria. Nella ripresa ci si aspetta la veemente reazione del Due Torri. Alza i ritmi di gioco nei primi 5 minuti e prova la conclusione di Librizzi in proiezione offensiva dopo il calcio d'angolo. La conclusione è a lato da posizione decentrata. Al 12esimo l'Orlandina smorza il vigore degli avversari con il raddoppio. Filippo Crinò, come sempre tra i migliori in campo, lavora egregiamente sulla fascia destra. In area di rigore vede l'inserimento di Martuscello, servito con il calibro. Il giovane centrocampista deve solo appoggiare in rete. Meritato premio per il classe 95 che a fari spenti si presenta da solo in area di rigore, coronando al meglio la bella azione di Filippo Crinò, oggi giocatore generoso anche in ripiegamento. Grazie alle immagini concesse da Calogero Germanà, ecco il tocco comodo in rete di Martuscello. Sul 2-0 il Due Torri non ha nulla da perdere e comincia ad attaccare a testa bassa. Frisenda esce per Orioles mentre Alizzi entra per le giocate a lunga gittata. Guido scalda i guantoni di Pandolfo che si rifugia in calcio d'angolo. Il gol che riapre la partita arriva a 20 minuti dalla fine con l'acrobazia di Michele Alizzi dagli sviluppi di un calcio d'angolo. Qualche colpo sospetto in aria ma nulla da segnalare per l'arbitro Moraglia di Verona. La panchina dell'Orlandina protesta per una irregolarità davanti la linea di porta, ma la partita si riapre rendendo incandescente l'ultimo segmento di gara. Proteste accese anche per il Due Torri che con Calafiore avrebbe anche segnato il gol del pari. Sul tocco di Ancione il collaboratore vede il fuorigioco del numero 15 ed il gol è dunque annullato. Le recriminazioni del Due Torri vengono alimentate anche dal tocco di Russo su Venuti. Le due traiettorie di corsa si incrociano, Venuti cade a terra in area di rigore. Dalla panchina del Due Torri e dalle tribune cori di proteste, ma si continua a giocare. Non c'è più tempo per la squadra di Piraino che solo dopo il 2-0 mette a repentaglio la vittoria dell'Orlandina, comunque meritata per gioco e solidità di squadra. Per il Due Torri si apre una settimana di riflessione per ritrovare il passo per una salvezza da acquisire domenica dopo domenica.